Eccomi. Buonasera A te la parola, Mattia. a tutti. Tanto grazie dell'invito, ovviamente, come sempre, sempre un piacere. Sempre un piacere anche che mi mettiate sempre dopo il relatore di così grosso calibro, così mi mettete un po' in soggezione. Allora, condivido un attimo lo schermo. Ecco qua. Ok, allora in realtà avevo pensato di non proiettare alcuna slide perché per l'argomento che mi è stato affidato oggi, ovvero a chi spettano le spese di manutenzione degli alberi in giardino privato all'interno di un condominio, ci sono delle sentenze molto molto interessanti che dopo vi proietto direttamente, poi vi invio anche. Però visto che ho qualche minuto in più, do giusto un'infarinatura su un paio di cose. Allora, intanto, i casi che ci interessano. Quali opzioni abbiamo? Abbiamo sicuramente alberi condominiali su parti condominiali. Ovviamente questo qui non ci dà alcun tipo di problema, la proprietà del condominio, l'utilità di questi alberi sono del condominio, abbiamo già i criteri di ripartizione. Abbiamo alberi condominiali su parti di proprietà esclusiva, caso rarissimo, forse quasi unici, ma anche qui problemi non ce ne sono. La proprietà è del condominio, Civitas indubbiamente è del condominio e quindi i criteri sono pressoché stabiliti. Dopodiché abbiamo anche qui casi abbastanza rari, ma presenti. Abbiamo alberi di proprietà esclusiva su parti condominiali. Cosa significa? Significa che un condomino, di sua iniziativa, magari anche chiedendo all'assemblea, pianta alberi, vasetti, piantine, arbusti o quant'altro sulle zone di proprietà comune. Quindi 1102, uso della cosa comune, non viene leso il vincolo ovviamente sulla parte comune, di conseguenza anche qui. Dubbi grossi non ce ne sono, in quanto la piantumazione avviene proprio ad opera del privato e di conseguenza sarà lui a dover sostenere eventuali spese. Il caso che ci interessa, quello ovviamente più complicato, quello su cui oggi andremo a vedere queste sentenze, sono gli alberi di proprietà esclusiva su parti di proprietà esclusiva. Quindi un condominio che ha, ad esempio, un giardino al piano terra e ha alcuni alberi che insistono direttamente su questo. Qui possiamo spezzare già in due la casistica, perché è quello che poi ci diranno sostanzialmente le sentenze. Ovvero andremo a vedere se questi alberi sono stati piantati direttamente dal condomino, come nel caso precedente, le parti comuni, in questo caso sulla proprietà privata, quindi se non avevamo dubbi prima, ovviamente non li abbiamo nemmeno oggi, oppure se questi alberi sono stati piantati magari in fase di costruzione, quindi direttamente dall'originario costruttore. E quindi non andremo a vedere tanto la proprietà dei beni, ma andremo a vedere l'utilità. L'utilità e il fatto di chi li abbia piantati non sono elementi sufficienti per dare poi un riscontro, perché vedremo che la parte fondamentale di tutto questo argomento è l'utilità degli alberi come elementi ornamentali, quindi facente parte di quel diritto del condominio e quel bene del condominio che tutelato dalla legge, che è il decoro architettonico, di cui tra l'altro abbiamo avuto modo già di parlarne in altri settori. Un altro dato importante, ovviamente, è a cosa servono questi interventi di cui vogliamo addebitare le spese. Quindi se servono per curare quindi questo decoro o se servono per altri tipi di vicende. La lista dei check da fare non si esaurisce qui, perché abbiamo altri elementi da valutare. Sicuramente dovremmo andare a vedere il rogito d'acquisto e indubbiamente il primo rogito per vedere se viene detto qualcosa sulla comproprietà
eventuali di questi alberi, e il regolamento contrattuale se indica ovviamente questioni sulle spese. L'utilitas, anche questo comunque lo vedremo dopo, è differente in base ai soggetti che andiamo a prendere in considerazione, perché è ovvio che un albero privato su una parte privata per il proprietario ha una certa utilità, appunto può essere quella dell'ombra o dei frutti, in caso di alberi da frutta, o dei frutti proprio intesi in termini giuridici. Per il condominio generalmente la funzione, l'utilità non è questa, ma è quella di, è appunto elemento ornamentale. L'utilitas, ed è il focus che viene sempre preso in considerazione nelle sentenze che andremo a vedere, si considera sotto una miriade veramente di aspetti, miriade peraltro aperta di aspetti, quindi dovremmo andare a valutare caso per caso quali sono. Degli esempi, quindi sono solamente degli esempi, sono appunto tratti poi dalle sentenze, intanto dovremmo andare a vedere l'edificio come è stato fabbricato, quindi se le piante sono state poste a dimora seguendo magari certi schemi, oppure se sono piante ad esempio secolari, non è infrequente avere dei condomini con delle denominazioni, ad esempio i pini, le querce o cose di questo tipo. E come vedremo soprattutto in una sentenza, di cui vi faccio vedere anche la fotografia, se la stessa costruzione è stata ad esempio messa in opera tenendo proprio conto di tutti questi alberi. E dopo vedremo un edificio che ha i balconi proprio sagomati intorno a degli alberi. Un ultimo esempio che vi ho voluto mettere, che lo vedremo con l'ultima sentenza, quella abbastanza recente, anzi recentissima, sono eventuali vincoli di destinazione che impone il comune al costruttore. Sì, vi piacerebbe, ma queste erano solo due slide proprio per introdurre l'argomento. Allora, vi condivido direttamente le sentenze. Adesso spero di non distrarvi magari con le letture, però è giusto perché così possiate seguire un pochino i vari iter. Allora, questa è la sentenza, chiamiamola capostipite, nel senso che è una delle prime che si trova in riferimento a questo argomento ed è la sentenza, perché viene citata da tutte le seguenti. In questo caso cosa succede? Che c'è un condomino che conviene il condominio di cui fa parte in giudizio, perché quest'ultimo, in fase ovviamente di assemblea, delibera di potare degli alberi, tra cui quelli di alto fusto ubicati nel giardino del signore, e di addebitare una quota maggioritaria a questo condomino. Quindi non seguendo i criteri ordinari di ripartizione, ma dandogli una percentuale aggiuntiva. In primo grado il tribunale respinge le domande del condomino e lo condanna completamente alla reclusione delle spese di lite. Il condomino ovviamente non si dà per vinto, come immaginate visto che siamo in Cassazione, avanza l'impugnazione davanti alla Corte d'Appello di Genova, siamo a Genova, la quale ribalta la decisione, quindi annulla la deliberazione dei condomini e compensa le spese. A questo punto è il condominio che non accetta la decisione e propone ricorso per Cassazione. Qui nei motivi che poi potrete andare a leggere ce ne sono abbastanza, di cui molti non ci interessano, però velocemente ne andiamo a vedere almeno un paio. Allora, i primi due in particolare ci interessano un po' marginalmente, perché il condominio contesta anche la legittimazione passiva dell'amministratore, visto che a un certo punto dei gradi di processo si avanzavano anche delle richieste sull'accertamento della proprietà dei beni comuni, ovviamente il condominio dice no, se non si parla di spese ma si parla di accertamento delle parti comuni, il contraddittorio va integrato a tutti i condomini e l'amministratore non è più legittimato.
Cosa diversa invece se si parlasse solo di spese, quindi di impugnazione di una delibera condominiale solo riguardante le spese. Ma passando nel merito, il condominio perché contesta, contesta la decisione della Corte d'Appello? In buona sostanza si appoggia all'articolo 934 del Codice Civile, che ve lo leggo, perché prendo il codice qui sotto, eccolo qua, che ci dice: qualunque piantagione, costruzione o opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo alcuni articoli, quanto disposto da alcuni articoli, e salvo che risulti diversamente dal titolo dalla legge. Quindi il condominio sostanzialmente cosa dice? Dice: nel regolamento condominiale, che peraltro aveva natura contrattuale, vengono elencate tutta una serie di beni comuni, anche abbastanza irrilevanti, ma non vi è alcuna menzione degli alberi. Quindi non vi è un qualcosa che risulti diversamente dal titolo, la legge indubbiamente non dice nulla, se non l'articolo 934, che quindi presume che questi alberi siano del condomino. A questo punto la Cassazione va poi nel merito, esamina un pochino gli atti, e qui cosa ci interessa? Ci interessa sapere che quello che risulta incontroverso in questa decisione è che c'era un atto pubblico di acquisto, quindi un rogito, dove il signore acquistava effettivamente in proprietà esclusiva anche la zona di giardino, comprensiva degli alberi. La Corte rileva che effettivamente non c'è alcuna partizione derogatoria in merito e quindi conferma che trova applicazione l'articolo 934, quindi dice sì, effettivamente gli alberi sono del condomino. E qui arriva il ragionamento che poi ci porteremo dietro fino ai giorni nostri, fino alla fine. Cioè la Cassazione ci dice: ok, la proprietà è del condomino, però questo non significa che questi alberi non offrano qualcosa al condominio. Al condominio cosa offrono? Offrono un'utilitas, un'utilità decisamente considerevole. Perché? Perché concorrono a costruire quel bene giuridico tutelato che noi usiamo sotto il nome di decoro architettonico. Tra le altre cose, si è interrotta la condivisione, ve la ripropongo, eccola qua. Tra le altre cose, questo sarà veramente il punto focale di tutta la questione, cosa ci dice? Ci dice: non è che solo perché questi alberi hanno un'utilitas per tutto il condominio, questo significhi che siano anche di proprietà del condominio, ma semplicemente che questa situazione porta ovviamente al formarsi di distinti interessi. Quindi questi alberi forniscono un'utilità differente che si guardi dal lato del condomino, che si guardi dal lato del condominio. Appunto, per il condominio si parla di formare un elemento ornamentale che quindi concorre al decoro architettonico, e il condomino ovviamente ha tutta un'altra utilità. I frutti, l'ombra è quello che anticipavamo prima. Letta in maniera diversa, altrimenti noi potremmo dire erroneamente che ci sia una sorta di doppia proprietà, cioè se io la vado a vedere in un termine è di proprietà esclusiva, se io la vado a vedere in un altro termine è di proprietà comune ai condomini. Questo ovviamente non può essere, ok? Questa è la differenza fondamentale, cioè sempre guardare la proprietà e l'utilitas, sono due elementi assolutamente differenti. Questo lo ribadisco perché poi nell'ultima sentenza vedremo il richiamo proprio esatto a questo punto. Proseguendo ancora oltre, ecco qua, questo è il punto che vi dicevo adesso, dalle osservazioni svolte non deriva di certo che le piante di alto fusto possano formare oggetto ad un tempo di proprietà esclusiva e di comunione.
gli alberi di alto fusto, in quanto forniscono utilità differenziale al proprietario esclusivo del suolo ad un tempo, ai titolari di unità immobiliari dell'edificio condominiale, ovviamente dall'altro, formano oggetto di distinti interessi. Quindi sono due cose diverse che vanno parallelamente. Proseguendo, qui si va ovviamente a guardare la fattispecie concreta, perché noi sappiamo già, l'abbiamo già visto in altre situazioni, ad esempio con il discorso dei balconi, che quando si parla sempre di decoro architettonico non si parla mai di un concetto diciamo astratto, un concetto fisso, ma occorre una valutazione caso per caso, e questa valutazione ovviamente è di competenza del giudice. Cioè non può essere né amministratore, né il condominio, né un singolo condomino, in questo caso ad esempio il proprietario dell'albero, a decidere cosa rientri o meno nel decoro architettonico. Quindi va valutato di volta in volta il caso concreto. In questo caso, provo a farvi vedere la foto se si capisce, purtroppo queste ho trovato e non sono di altissima qualità, spero che qualcosina si veda. In questo caso, ecco, si vede molto quadrettoso, ma perché sono proprio così purtroppo le fotografie prese da Google Maps. In questo caso, se vedete questa porzione qui, non so se vedete anche il mio mouse, credo di sì, in questa porzione qui, il primo albero che vedete, si vede che il balcone è proprio sagomato intorno all'albero e il condominio prosegue in questa maniera qui, con i balconi che, diciamo, abbracciano gli alberi condominiali. Di conseguenza, cosa succede? Che il proprietario di questi alberi, ovviamente in giudizio, proponeva i progetti allegati agli atti d'acquisti, dove si vedevano appunto tutti i disegni di costruzione nei quali erano già presenti questi alberi. Erano già presenti ovviamente anche i balconi fatti in questo modo. Di conseguenza appare abbastanza chiaro che il costruttore aveva voluto includere questi alberi all'interno di una configurazione del decoro architettonico basato ovviamente su una visione armonica di tutto l'edificio. È altrettanto ovvio, prosegue sempre la Cassazione nel proprio ragionamento, che se io dovessi togliere uno di quegli alberi, esteticamente a livello di decoro, andrei a commettere indubbiamente una violazione. Un altro punto importante di questa sentenza è che, posto il fatto che abbiamo capito che dobbiamo guardare l'utilitas, non la proprietà, posto il fatto che abbiamo capito che dobbiamo guardare il decoro architettonico, quindi se abbiamo gli alberi che incidono sulla nostra estetica del fabbricato, quindi configurano una parte del nostro decoro architettonico, allora seguiamo una certa linea, altrimenti ne dobbiamo seguire un'altra. Posti questi due punti fissi, c'è un altro piccolo inciso, perché oltre a questi due riferimenti la Cassazione ci dice che dobbiamo anche guardare a cosa servono questi interventi di cui vogliamo addebitare le spese o al condominio o al condomino. Perché se è vero che noi stabiliamo e qui dobbiamo tutelare il decoro architettonico e quindi vogliamo imputare le spese a tutti i condomini, è anche vero che queste spese devono essere funzionali alla conservazione del decoro architettonico, perché altrimenti, se non sono funzionali, non possiamo andarle a debitare proposta a tutti i condomini. Sembra una frase un po' buttata lì. In realtà vi potrebbero essere assolutamente dei casi che uno pensa: quali possono essere le spese che io vado a sostenere quando si parla di alberature che in qualche modo non mi incidono sull'estetica dell'albero, sull'estetica generale dell'edificio?
veramente pochi, perché se parlo di potatura è ovvio che mi incida l'estetica dell'albero, se ho dei rami spezzati, dei rami troppo pesanti, se a seguito di una nevicata stanno cedendo, in quel caso ovviamente per la salute dell'albero, oltre che per una questione di eventuali risarcimenti, devo operare. Se devo togliere l'albero e reimpiantarlo, è evidente che anche qui l'estetica viene toccata. Uno degli interventi che potremmo ad esempio dare come esempio che non incida sul decoro potrebbe essere ad esempio la rimozione di una processionaria. Io ho delle processionarie sugli alberi, devo andare a intervenire. Queste probabilmente, perché dipende anche magari dalla vastità dell'intervento, non mi incidono tanto sul decoro architettonico, ma più che altro mi incidono sulla salute e su altre questioni. Quindi questi sono i tre elementi chiave che questa sentenza ci dà. Attenzione che in questa sentenza non si parla mai del potere deliberativo dell'assemblea. Cioè qui si pone molto l'accento sulla differenza fra proprietà ed utilitas. Una sentenza invece successiva, qui siamo nel 94, quindi siamo abbastanza in là con gli anni. Una sentenza successiva, ecco, purtroppo ogni volta che ne apro una devo rifare tutto da capo e condividere. Una sentenza successiva, quindi facciamo già un salto di 15 anni circa, molto interessante, è quella del Tribunale di Roma del 2009. Qui abbiamo una massima che riprende pedissequamente la sentenza precedente. Ecco, piccolo inciso sulle massime. Allora, le massime, ma immagino lo sappiamo ormai tutti, sono dei principi di diritto che vengono estrapolati dalle sentenze e pubblicati per, diciamo, evitarci di leggere tutta la sentenza. Sono, diciamo, la versione nuova degli antichi brocardi, passatemi un po' il termine. Le massime però hanno un problema, che fortunatamente qualcuno aveva già accennato negli scorsi incontri. Le massime hanno un problema, nel senso che sono fatte da persone che leggono le sentenze e le estrapolano. Persone che non per forza sono esperte del settore di quella specifica sentenza, e che in quanto esseri umani ovviamente possono anche errare. Di conseguenza, mai limitarsi solo alla massima, ma andarsi sempre a leggere la sentenza. Ah, per questo motivo, che dopo lo vedremo molto bene, perché dopo vi farò vedere una massima proprio errata, dove manca un non. In secondo luogo, perché noi dobbiamo sempre fare riferimento, soprattutto in argomenti particolari come quello del decoro architettonico, dobbiamo sempre fare riferimento allo stato dei fatti. Adesso purtroppo fotografie dei luoghi ho trovato solo questa del 94, peraltro anche abbastanza bruttina, però nella sentenza è indicata la via, il numero civico e la città, quindi potrete andare a vedere su Google Maps che qualcosina di meglio si vede. Però sempre attenzione a questa cosa. Piccolo aneddoto, ho visto una causa persa perché in una massima c'era un E al posto di un O. Quindi sembra che faccia ridere la questione, ma vi garantisco che quando poi si è in corso di causa e ci si accorge di una cosa del genere, chi non si è andato a leggere la sentenza non ci rimane sicuramente bene. Comunque, al di là della massima che appunto riprende quei due elementi che abbiamo detto prima, cioè l'oggetto della proprietà esclusiva, quindi devono contribuire tutti i condomini se si tratta di piante funzionali al decoro dell'intero edificio e se la potatura avvenga per soddisfare le esigenze di cura del decoro. Quindi i tre elementi, proprietà, decoro e motivo delle spese, presi pedissequamente dalla sentenza del 94 e così riportati. Ma, ripeto, al di là della massima, andiamo ad aprire la sentenza. Questa sentenza, come vi anticipavo, è interessante perché pone anche l'accento sul potere deliberativo dell'Assemblea.
e quindi poteri legati direttamente all'amministratore di condominio. Allora, anche qui c'è una condomina che conviene in giudizio il condominio, chiedendo di dichiarare invalida una delibera assembleare. La condomina è proprietaria di un giardino con all'interno un albero sempre di alto fusto. Questo albero a un certo punto cade, tra l'altro si appoggia alla palazzina vicina, intervengono i vigili del fuoco, questi avvertono l'amministratore che immediatamente provvede a incaricare una ditta per rimuovere questo albero. La delibera dell'assemblea impugnata cosa dice? Dice A di addebitare questa spesa alla signora, intestando la fattura direttamente alla medesima, e B fa una delibera un po' più generale in cui dice attenzione che d'ora in avanti tutti quegli interventi che vengono fatti sugli alberi privati siti in zone di giardino private saranno da addebitare direttamente ai singoli condomini. E qui la signora fa la contestazione. Cosa succede? Il condominio si costituisce, dice che sì, si tratta di albero di proprietà privata, ma che l'amministratore è intervenuto vista l'urgenza della questione. E quindi anche se si tratta di un bene privato, l'amministratore, proprio per far fronte all'urgenza, aveva proceduto correttamente a incaricare la ditta di rimozione e addebitare la spesa alla signora. Di più, chiede anche in domanda riconvenzionale di accertarsi la relativa proprietà dell'albero e chiede quindi di condannare la condomina al pagamento di queste spese. Quindi, nonostante l'avessero già deliberato, visto che non avevano ancora trovato il consuntivo, chiede direttamente al giudice di condannare alla rimozione delle spese, all'attribuzione delle spese. Anche qui il tribunale, prima cosa che fa, analizza la questione concreta. E cosa ci dice? Andiamo avanti, eccolo qua. Allora, primo si elenca un principio di diritto che anche questo già lo conosciamo, ma non ci fa mai male ripeterlo, ovvero che i singoli condomini rispondono verso tutti gli altri per ogni comportamento che abbia causato ovviamente dei danni o esborsi di spesa. E questo è codice civile a livello generico. Però cosa ci dice? Questo già lo sappiamo, che l'amministratore e l'assemblea, in particolare, mentre l'organo deliberativo è l'assemblea, può addebitare queste spese o richiedere questi danni solamente in due ipotesi, ovvero se questo danno sia stato riconosciuto direttamente dal condomino che l'ha causato, oppure se sia stato accertato in sede giudiziale. In mancanza di uno di questi due requisiti, l'assemblea non può porre a carico del singolo condomino queste spese, né ovviamente obbligarlo a risarcirle. Cosa deve fare? Deve attribuire ai condomini, secondo gli ordinari criteri 1123, fermo restando ovviamente poi il potere di agire o del condominio o addirittura dei singoli condomini per ottenere il rimborso delle quote richieste. Il tribunale nuovamente, eccolo qua, nuovamente riprende la Corte di Cassazione del 94, si ribadisce gli stessi concetti, quindi proprietà, la contribuzione in funzione del decoro e la contribuzione in funzione delle spese che avvengono per esigenza della cura del decoro. Qui il tribunale ci pone anche il punto sul fatto che gli alberi di cui si parlava nella precedente sentenza erano comunque alberi secolari di alto fusto, quindi sostanzialmente ci dice attenzione, non parliamo di tutti gli alberi, quando dobbiamo andare a verificare concretamente lo stato dei luoghi dobbiamo stare attenti a tutta una serie di fattori, cioè non è che solo perché
il costruttore ha voluto inserire degli alberi in un certo determinato contesto, non è condizione sufficiente per poter dire siamo in una situazione in cui questi alberi incidono sul decoro architettonico. Dobbiamo andare ad analizzare. Il problema qui, in particolare della signora, anzi, e poi del condominio, visto come va a finire, è che nessuno in questo processo fornisce la prova della proprietà dell'albero. Cioè, noi sappiamo che chi vuol far valere un proprio diritto deve all'onere della prova, 1697 Codice Civile, qui la condomina cosa fa? Chiama in causa il condominio, ma non allega nessun documento che ci dica guardate, l'albero è mio, di conseguenza il condominio ha fatto un'operazione su una mia proprietà che non poteva fare. Per contro, il condominio non dà la prova che questi alberi fossero stati, ad esempio, lì dal principio, oppure che seguissero un certo determinato schema, che non allegano alcunché. Quindi cosa succede? Succede che il tribunale ti dice, non essendo stato dimostrato, io annullo la delibera che attribuisce la spesa alla signora e rigetto quindi la domanda riconvenzionale sull'addebito delle spese, perché visto che l'albero a questo punto io lo ritengo privato, che non mi avete dato alcun tipo di elemento per poterlo valutare in altro modo, quindi a questo punto applico il 934 Codice Civile che abbiamo visto prima, quindi secondo me è privato, il condominio in questo caso non aveva nessun potere di intervenire, salvo a dire l'autorità giudiziaria, quindi 1172 denuncia di danno temuto. Addirittura qui il giudice cosa fa? Tenta di dare anche un'altra lettura, ovviamente sempre con esito negativo, ci dice qui tra l'altro non possiamo neanche far rientrare la fattispecie nella cosiddetta gestione d'affari. Perché? Perché ancora una volta il condominio non ha dato la dimostrazione di aver tentato di avvisare prima la signora prima di agire direttamente. Quindi sarebbe stato diverso se l'amministratore, al posto che agire direttamente senza interpellare prima la signora, avesse almeno fatto un tentativo. Andiamo ancora oltre. Non vi do le massime, tanto perché così evito di aprire e chiudere tutte le volte. Allora, eccola qua. Andiamo ancora oltre. Siamo sempre a Roma. Ecco, qui purtroppo, ecco, questo è un altro esempio di massima errata, adesso ve la manderò, ce l'ho. Nella massima noi leggiamo Tribunale di Roma, e lo leggiamo in realtà anche qui in intestazione, in realtà è giudice di pace, non che questo ci interessi particolarmente, ma è giusto per farvi capire che qualche errore purtroppo c'è ogni tanto. Allora, qui la massima recita comunque la stessa identica cosa, richiamano sempre quei due punti lì della sentenza del 94. E qui cosa succede? Qui succede che un condomino, ancora una volta, conviene tutto il condominio, stavolta per vedersi riconosciuto una somma a titolo di rimborso per le spese di potatura che lui stesso ha eseguito negli alberi di sua proprietà, quindi all'interno della sua proprietà. Lui, già conscio delle sentenze precedenti, anticipa già che questi alberi sono presenti fin dalla costruzione dell'immobile e che quindi lui dà per scontato che questi siano funzionali al decoro architettonico dell'edificio. Si costituisce il condominio, ancora una volta viene richiamato il 934, quindi il condominio, diciamo, senza considerare le precedenti sentenze, prova a dire no, ma qui si considerano privati, ribadisce il 934, e tra le altre cose produce anche il regolamento contrattuale, e dice nel regolamento contrattuale nulla dice, quindi io applico 934, non vi è alcun tipo di deroga, e quindi secondo me queste spese sono direttamente del condomino.
Anche qui fondamentale è l'allegazione dei documenti. Il condomino, questa volta, a differenza di quella di prima, deposita gli atti di costruzione, quindi tutte le piantine del costruttore presentate in comune per la concessione edilizia. Dagli atti qui cosa si evince? Qui andiamo in uno degli esempi che vi facevo prima, di caso pratico da valutare. Qui si evince che questi alberi di cui il condomino aveva eseguito questi interventi sono presenti nella sua parte privata, tutti a una certa distanza uno dall'altro, che formano una linea retta. La linea retta prosegue poi per tutto il condominio, andando anche in altre proprietà private, quindi in altri giardini privati, sempre tenendo la medesima cadenza. In più segue addirittura le linee di altri stabili limitrofi, quindi vanno un po' a delimitare tutta una zona. A questo punto per il tribunale è abbastanza semplice andare a stabilire che questi alberi è indubbio che abbiano finalità date direttamente dal costruttore a conferire pregio a tutta la zona. Una cosa interessante di questa sentenza, al di là del caso pratico che ci dà un'altra idea su come valutare il decoro architettonico, è, vediamo se ve la ritrovo, eccola qua, è un piccolo inciso che non rileva in realtà per la sentenza, ma c'è, quindi una micro lettura almeno gliela diamo. Il giudice qui cosa dice? Dice che al di là oltre al fatto che il costruttore evidentemente voleva conferire pregio al decoro e lo si rileva appunto dalle piante di costruttore, questa finalità trova anche conferma nella richiesta che l'amministratore aveva fatto al condomino di potare gli alberi. Ora, noi ovviamente non abbiamo l'eventuale lettera o telefonata o fax o quello che ai tempi fu, quindi non sappiamo esattamente cosa ci fosse scritto all'interno di questa lettera. Però il passaggio logico del giudice è abbastanza chiaro. Cioè il giudice ci dice, beh, se l'amministratore ha chiesto al condomino direttamente di fare una potatura degli alberi, evidentemente in qualche modo ne aveva interesse. Evidentemente questo interesse era per l'estetica del fabbricato. Allora anche qui non è una sentenza, non è una massima, però attenzione a fare richieste di questo genere, di rimanere o sul vago oppure di magari citare altri tipi di vicende, come ad esempio la pericolosità magari data da una mancata potatura. Vi apro l'altra sentenza. Massima, Cassazione. Ecco. Allora, l'ultima che è quella un pochino più complicata. Anzi, vi faccio vedere direttamente la massima, così capiamo quello che vi volevo dire prima sulle massime. Allora, qui abbiamo due massime, quest'ultima sentenza del 2020, Cassazione. Allora, la prima che prende praticamente queste prime righe, quindi ci dice di nuovo la stessa cosa di quella del 94, quindi ci dà gli stessi due elementi. Quindi, funzionalità al decoro e interventi fatti per soddisfare le esigenze di manutenzione del decoro stesso. E qui abbiamo il problema di questa massima. Cioè, qui ci dice, ovviamente la massima è ripresa dalla sentenza, eh? È proprio un problema, immagino, di trascrizione. Le piante di alto fusto possono formare oggetto ad un tempo di proprietà esclusiva e di comunione. Se noi andiamo a vedere la sentenza di Cassazione del 94, ecco, ho trovato il modo di non chiudere tutte le volte. Se noi andiamo a vedere quella parte della sentenza, eccolo qua. Dalle osservazioni svolte non deriva di certo che le piante di alto fusto possano formare oggetto ad un tempo di proprietà esclusiva e di comunione.
come vedete qui si sono dimenticati un non. Poi in realtà la massima dopo prosegue correttamente dandoci l'input corretto, perché dopo torna sull'utilitas, quindi dice che l'utilitas è differenziata tra il proprietario e il condominio e il fatto che ci sia un'utilitas differenziata giustifica l'obbligo di contribuzione dei partecipanti alle spese. Quindi è un piccolissimo inciso che però vi dà l'idea di quello che vi dicevo prima, che è sempre meglio andarsi a leggere tutte le sentenze, perché se io andassi a leggere solo questa parte qui, intuirei che queste piante di alto fusto sono sia di proprietà esclusiva che di comunione. Cassazione. Apriamo comunque la sentenza integrale. Eccolo qua. Allora, in questa fattispecie il focus va su un vincolo di destinazione che era stato imposto dal comune direttamente al costruttore. Quindi cosa succede? Che qui c'è un condomino che chiede circa 6.000 euro per spese già sostenute o da sostenere per abbattimento e rimpianti di 3 alberi che sono all'interno del suo giardino. In primo grado il tribunale respinge la domanda. Respinge la domanda perché? Perché reputa non dimostrata la funzione ornamentale. Quindi un punto, 2 punti abbiamo, loro già dal primo era escluso e di conseguenza avevano rigettato la domanda. Il condomino ovviamente avanza l'appello, Corte di Roma, Corte d'Appello di Roma. La Corte d'Appello di Roma cosa fa? Accoglie l'appello, ma solo con riguardo alla quantificazione delle spese processuali, non nel merito. Perché? Perché dice: è vero che questi alberi concorrono all'aspetto estetico dell'edificio, quindi vado ad analizzare effettivamente i documenti depositati, conferma che fanno parte, che questi alberi facciano parte di tutto il prospetto estetico dell'edificio, quindi forniscano la nostra utilitas che abbiamo ricercato fino ad oggi, però conferma anche la circostanza che, essendo di proprietà esclusiva, le spese devono essere a carico della singola proprietà. Cioè ci dice l'esatto contrario di quello che abbiamo visto fino ad adesso. A questo punto, ovviamente, il condomino porta tutto in Cassazione. Qui c'è un'eccezione sull'inammissibilità che non ci interessa. Eccola qua. Ok, e andiamo invece al punto nostro. Qui il condomino fa proprio leva su quest'atto d'obbligo che era stato imposto dal Comune di Roma al costruttore. Questo atto cosa faceva? Obbligava il costruttore, come condizione di rilascio per la concessione edilizia, a mettere a dimora un certo determinato numero di alberature. Punto fondamentale, ci dice che questo atto vincolo era stato fatto anche ai fini del rispetto di un vincolo ambientale, visto che la zona di questo condominio era una zona ricadente nelle immediate vicinanze di un parco. Parco che qua diciamo è omissis, quindi non sappiamo effettivamente dove sia. Ecco, vi salto tutta la parte dell'improponibilità. Ecco, per questo motivo la Corte fa il ragionamento e dice: beh, se il Comune di Roma, per concedere, per dare la concessione edilizia, ha imposto un certo numero di alberi proprio come vincolo ambientale, visto che siamo in una zona ricadente e limitrofa ad un parco, questi alberi sono da considerarsi ineliminabili ai fini del decoro architettonico. Perché? Perché c'è un vincolo pubblicistico che deriva appunto da questa condizione imposta dal comune. Anche qui, attenzione, attenzione, perché qui la Cassazione non ci dà una risposta certa ed esaustiva. La Cassazione ovviamente non entra nel merito della questione, cioè non ci dice: attenzione,
che se c'è un vincolo imposto dal comune, allora per forza abbiamo il decoro architettonico, quindi abbiamo la funzione ornamentale. Ma qui ci dice solo, attenzione, c'era un vincolo del comune che non è stato considerato e invece va preso in considerazione. Salvo ovviamente il fatto che la Corte d'Appello aveva errato, perché aveva risolto la questione nel senso di attribuire un valore dirimente non all'utilitas, non al discorso del decoro architettonico, ma alla proprietà esclusiva, e quindi aveva errato proprio su questo punto. Quindi riprende nuovamente di nuovo la Cassazione del 94, come vi ho detto all'inizio, è riportata in tutte le sentenze dell'argomento, è riportata quella del 94, quindi è un po' la capostipite. È la capostipite perché appunto è quella che ci ha dato il fondamento della partecipazione degli oneri condominiali. Cioè il fondamento, qui lo spiega abbastanza bene, vediamo se vi trovo anche il punto, il fondamento qui non è correlato alla titolarità della cosa, quindi cioè non è correlato alla proprietà, ma è correlato all'utilità, cosa che ci è già stata detta nella sentenza del 94, ma qui la rimarca nuovamente. L'ultimo punto della sentenza, eccolo qua, ero andato un po' troppo oltre, l'ultimo punto della sentenza, i giudici si domandano, diciamo si interrogano un pochino sui diritti di questa convenzione che era stata stipulata dal comune e dal privato costruttore. Ora adesso non ci interessa particolarmente perché, ripeto, il senso della sentenza, per quello che interessa a noi, è solamente quello di andare ad analizzare tutti i vari casi concreti. Quindi qui avevamo un vincolo, dobbiamo andare ad analizzare perché c'è questo vincolo. Però la sentenza comunque un minimo di idea ce la dà. E cosa si dice? Si dice che questo contratto è ovviamente un contratto non di diritto privato, perché è un atto intermedio del procedimento amministrativo, che a cosa ci serve, o almeno a cosa è servito al costruttore, ovviamente per conseguire il provvedimento finale che è la concessione edilizia. Con questa convenzione il costruttore quindi si obbliga a fare una determinata cosa per conseguire poi il rilascio. La cosa in questo caso era la piantumazione degli alberi, e il beneficiario originario dell'atto, che quindi si è obbligato nei confronti della PA, della pubblica amministrazione, non può modificare la destinazione d'uso secondo la convenzione. Ecco, la Corte ci dice, attenzione, che queste prescrizioni che sono contenute nella concessione edilizia costituiscono un vincolo permanente, quindi nemmeno i privati possono rimuoverlo o modificarla. Quindi il condominio a questo punto deve tenere quel vincolo, quindi sono obbligati in caso di rimozione degli alberi a ripiantumarne degli altri. Da qui occorre andare a verificare se questo vincolo però costituisca la situazione giuridica che va a vantaggio di tutti, quindi dell'intero edificio, come presumibilmente sarà, visto che appunto si legge nella convenzione che il motivo di questo obbligo è un vincolo paesaggistico, diciamo, chiamiamolo così, in maniera abbastanza impropria, un vincolo ambientale, oppure se questo vincolo vada a vantaggio solo del singolo condomino. Allora a quel punto non abbiamo più il vantaggio del decoro architettonico e non è più il problema del condominio. Di conseguenza la Corte quindi accoglie il ricorso e, come vi dicevo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad un'altra sezione della Corte d'Appello, ma rinvia proprio per la verifica del vincolo. Quindi questo per darvi un po' l'idea, spero sia stata, purtroppo sono, come vi dicevo, due punti abbastanza ridondanti,
che come avete visto sono gli stessi due punti richiamati in tutte le sentenze. Però la cosa che ci fa pensare e il motivo di analisi di tutte le sentenze è che ognuna di queste coglie degli aspetti differenti. Cioè fissi quei due punti, al di là della Corte d'Appello di Roma, l'ultima, ovviamente aveva dato una lettura a contrario, ma la sentenza è stata cassata. Quindi al di là di questa, tutti sono univoci nel ritenere corretta, diciamo, l'indirizzo che ci avevano dato addirittura nel 94, però ognuna di queste dà degli input, dà dei modi diversi di vedere le situazioni. Quindi ricordiamoci sempre, come era poi nel discorso dei balconi, purtroppo mi affidano sempre il decoro architettonico, ma quando abbiamo un discorso sul decoro architettonico, dobbiamo tutte le volte andare a vedere il caso concreto, ricordandoci sempre che comunque ad ogni modo non è né l'amministratore né l'assemblea che delibera su cosa sia il decoro architettonico, ma è sempre il potere discrezionale del giudice. Poi possiamo avere qualche regolamento di tipo contrattuale che ci dà qualche indicazione in merito, ma non è mai compito né nostro né dell'assemblea né in questo caso particolare degli alberi del condomino proprietario di questi alberi. E altra cosa fondamentale che vorrei rimarcare sul finale è attenzione sempre al concetto di proprietà e di uso esclusivo. Cioè qui noi stavamo parlando sempre di proprietà, sono due concetti simili ma differenti. Quindi noi in questo caso parlavamo di alberi di proprietà, di singoli condomini, ma che per la funzione che avevano all'interno del condominio ci portavano a un'attribuzione delle spese all'intera compagine condominiale, non al singolo condomino. Questo era per fare un parallelo un po' con il discorso sui lastrici solari, visto che salta fuori spesso. Allora, guardo un attimo le domande. Allora, albero secolare. Allora, albero secolare in corte condominiale, trattasi di cedro i cui aghi cadono sul tetto di altra proprietà. La caduta è causata dal vento. A chi spetta la pulizia del tetto del vicino? Ecco, questo ad esempio è albero secolare in corte condominiale. No, però, allora, se la corte è condominiale, quindi l'albero è di proprietà condominiale e di conseguenza problemi qui non ne abbiamo perché la spesa va ripartita fra tutti. Discorso diverso sarebbe se l'albero secolare, ecco esatto, se fosse in proprietà privata, fosse in proprietà privata e si causasse lo stesso problema, allora a quel punto cosa succede? Andando ad analizzare la situazione, succede che presumiamo che l'albero sia di proprietà privata. Qui il decoro architettonico non c'entra. Qui la manutenzione che noi andiamo a fare, quindi la pulizia, ecco, questo potrebbe essere uno di quei casi in cui l'intervento che noi andiamo a fare non è assolutamente per garantire il decoro architettonico, ma qui l'intervento di manutenzione dato da un problema che crea l'albero. Quindi non abbiamo la seconda condizione che ci dà la Corte, quindi il fatto che le spese siano utili per mantenere il decoro dell'edificio, ma qui si tratta di una manutenzione che a questo punto è direttamente del privato. Stessa cosa per la domanda sotto, quindi che danneggi, diciamo, qualsiasi cosa danneggi, pulizia del tetto o rete fognaria, posto ovviamente, ma questo è un altro caso ancora, che ne venisse fatta, ma questo c'entra anche poco, che venisse fatta la corretta manutenzione, perché è ovvio che andando a potare l'albero regolarmente io potrei avere una minor problematica del genere, ma la problematica comunque c'è. Anche se io vado a potare l'albero, comunque le foglie, gli aghi, eccetera, cadono, e di conseguenza qui rientriamo nel caso in cui abbiamo sicuramente la prima condizione verificata. Quindi l'albero, indubbiamente, parliamo di alberi secolari, come il cedro o querce o altro genere di alberi,
comunque parliamo di alberi secolari, quindi diciamo, abbastanza indubbiamente valuta positivamente l'appartenenza diciamo, alla questione sull'ornamento, e quindi ricadiamo di nuovo nella funzione ornamentale, quindi di decoro architettonico, ma non abbiamo la seconda condizione verificata. Rispetto al condominio, la pulizia delle foglie, anche se le fronde dell'albero sono all'interno dei confini condominiali. Allora, sì, nel caso che abbiamo fatto adesso, sì, nel senso che se l'albero è di proprietà del condomino, quindi è all'interno della corte del condomino, quindi non nella corte condominiale, sì, a quel punto questi interventi di manutenzione, non rispettando il secondo requisito, anche se diciamo svalicano, ma questo non è un problema, nel senso che dopo li andiamo sul discorso confini, ma ci conferma la stessa identica cosa, a quel punto sì. Diciamo dove fa il danno o dove crea dei problemi non è dirimente, ecco. Qui in questo caso andiamo a vedere la proprietà del condomino, andiamo a vedere l'utilitas, in questo caso non c'è per il condominio, e quindi rientriamo nel caso, diciamo, A, chiamiamolo. Quindi come vedete, allora, nonostante a livello teorico sia abbastanza semplice, perché a livello teorico abbiamo appunto due condizioni da verificare, sempre più ovviamente il discorso del decoro da verificare dopo, poi a livello pratico andare sempre a stabilire cosa sia il decoro architettonico è sempre un pochino più complicato. Certo è che raccogliendo un po' tutte queste sentenze, raccogliendo queste indicazioni, qualche punto, qualche istruzione ce la danno, fortunatamente, quindi è ovvio che se io ho tutta una fila di alberi, sempre alla stessa distanza, che fanno tutto il perimetro dell'edificio, anche se qualcuno passa e quindi insiste sul terreno privato, beh, è abbastanza logico ritenere che lì la funzione ornamentale indubbiamente ci sia. Stessa cosa se ho un edificio costruito intorno a degli alberi, questi ne abbiamo parecchi, gli alberi siano stati quindi presi proprio in fase di costruzione come elemento chiave per diciamo, il posizionamento di tutto l'edificio, anche lì dubbi ne abbiamo pochi. I dubbi sorgono magari dove gli alberi non sono secolari, dove non ci sono piante ben definite di costruzione, con piante ben definite intendo non ci sono disegni che ci danno una sorta di equità o di rispetto di certi limiti, allora lì bisogna andare un po' a verificare il caso concreto. La pulizia delle foglie spetta anche nel caso siano accadute a terra. Sì, dopo lì le manutenzioni che non riguardano direttamente il mantenimento del decoro, a quel punto non è verificata la seconda condizione e di conseguenza il proprietario si deve fare carico di quelle spese. Quindi dopo qui seguiamo la proprietà della res, la proprietà della cosa. Sì. Cioè noi dobbiamo scindere in questo caso. Quando abbiamo alberi di proprietà privata che però hanno la funzione ornamentale, dobbiamo scindere gli interventi di semplice manutenzione generica o di riparazione danni che questi alberi creano, quindi ne risponde il titolare. È un po' il discorso della seconda sentenza, direi. Ci diceva appunto che se un condomino, se un bene di un condomino crea dei danni, è lui stesso che ne risponde. Se invece abbiamo la funzione di questi nostri interventi che vanno a tenere in piedi, quindi vanno a mantenere la funzione ornamentale, che quindi sono tutti gli interventi di manutenzione generica degli alberi, quindi potatura, capezzatura, eccetera, eccetera, allora lì quelli lì sono tutti invece da ripartirsi secondo gli ordinari criteri, quindi sì, anche nel caso di foglie cadute a terra. Ripeto, dove creino il danno in senso lato ovviamente non è importante. Io avrei finito, se non ci sono altre domande.
Marco, Barbara, qualcuno? Guietti Alberto, l'hai vista? Sì, io ho già risposto. Cioè, se l'ultima delle foglie a terra, giusto? Sì, ho visto quello. Sì, lo ripeto comunque, diciamo l'importante in questo caso non è dove il danno viene creato, ma è proprio il fatto che ci sia un danno, cioè se c'è un danno non deriva ovviamente dal rispetto del decoro architettonico, a meno che, ad esempio, ecco qui per fare un esempio pratico, se noi invece andiamo alla sentenza, quella di prima, dove nessuno aveva dimostrato la proprietà dell'albero, ad esempio, lì l'albero è caduto, ecco lì bisognerebbe andare a indagare il perché è caduto. È ovvio che se è caduto perché non c'è mai stata fatta manutenzione, quindi non è mai stato potato, è cresciuto tutto da un lato, oppure aveva dei rami talmente pesanti che alla prima nevicata è crollato, ecco, allora in quel caso lì la manutenzione spettava tutti i condomini proprio in funzione di quello che era la funzione ornamentale, e quindi lì una sorta di addebito a tutto il condominio. Probabilmente, se avessero allegato diciamo più documentazione, se il giudice avesse ritenuto la funzione ornamentale, lì le spese sarebbero state del condominio. Tant'è che infatti la sentenza condanna il condominio, ma perché? Perché non ha dimostrato la funzione ornamentale. Implicitamente ci dice: se fosse stata dimostrata la funzione ornamentale, allora quelle spese avremmo potuto addebitarle a tutti. Bene. Sì, come vi dicevo, è un argomento un po' ridondante, però sono interessanti le sentenze per tutte le varie sfaccettature. E tra l'altro riprendono tantissimo il discorso dei balconi che avevamo già fatto, perché quando si tratta di decoro, di fatto vanno sempre analizzate le situazioni fattuali. Poi purtroppo in tantissime sentenze giustamente vengono eliminati i riferimenti alle vie dei civici, quindi si fa anche fatica ad andarle a recuperare. Quella del 94, come vedrete, poi io rimando tutto, rimando sia le sentenze che le massime. In quella del 94 la via e il numero civico c'è, quindi si può vedere il fabbricato ovviamente ad oggi, però l'idea della conformità dell'edificio ce la si ha. Negli altri ho provato un po' a fare qualche ricerca, ma non ho trovato nulla di nessuna fotografia particolare che ci avrebbe potuto aiutare. Sai che c'è un'altra domanda, un'altra. Sì, la stavo leggendo, spesso i danni da rami in caduta provengono da alberi di proprietà comunale, posti vicini ai giardini condominiali. Sì, è verissimo, e i comuni sono abbastanza restii a effettuare manutenzione. Non è vero, dipende dal comune, dipende dal comune. Ci sono molti comuni che sono attenti alle questioni ambientali, sono molto disponibili, e altri comuni con cui bisogna un pochino lottare, però anche lì, ad esempio. Vabbè, lì non si tratta ovviamente di condominio, perché non sono nella proprietà condominiale, e quindi lì, come dicevamo prima, si va a guardare la proprietà della cosa, quindi la proprietà è del comune e di conseguenza il comune ne risponde. Ma è frequente, soprattutto quando ci sono, ad esempio, venti forti o quelle tempeste. Che purtroppo ogni 3-4 anni ci si abbattono, è molto frequente avere danni di questo tipo. Bene. Bene, io direi che sono stato nei tempi una volta tanto, e se non ci sono altre domande, siamo tutti liberi di far partire il weekend. Allora, Mario. ringraziamo l'avvocato Mattia Natale della lezione. Spero in futuro che ce ne faccia delle altre. Perché la faccenda degli alberi condominiali nelle piccole città, cioè nei complessi delle città rinascimentali, nei cortili dei palazzi che sono diventati condomini a seguito di compravendite, ce ne sono tanti e creano dei problemi alle fogne, ai tetti, alle gronde, eccetera. E qui succedono
le cause tra condomini e condomini. Noi ringraziamo. Allora, vedo che c'è un'altra domanda al volo. E spero che eventualmente ci mandi un sunto che noi pubblicheremo. Sì, sì, vi mando tutto. Allora, vedo l'ultima domanda. I rami in confine che invadono il cortile dopo numerose richieste possono essere tagliati dal condominio? No. Va chiesta l'autorizzazione sempre al giudice, quindi va fatto un provvedimento in via giudiziaria. C'è in realtà un po' di controversia in dottrina sull'argomento, perché c'è una norma del codice, che adesso non ricordo a memoria, 896 direi, o comunque giù di lì, in quella zona lì, che dà la possibilità sulle radici, non sui rami. Quindi, abbiamo chiuso. No, grazie. Sono ancora, scusatemi. E quindi dicevo, c'è qualche giurista che ritiene applicabile la norma sulle radici anche sui rami. Però sarebbe sì, un'applicazione per analogia, di conseguenza sarebbe sempre meglio chiedere all'autorità giudiziaria, purtroppo, ahimè. Bene, buona serata a tutti. Buona serata e ci vediamo alla prossima. Grazie ancora, ciao a tutti, buona serata a tutti. Ciao.